In Abruzzo, il Parco regionale del Sirente Velino prende il nome dai massicci omonimi ed è compreso nel sistema dei grandi parchi nazionali. Situato tra il Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga a nord, la Maiella ad ovest e il Parco nazionale d'Abruzzo a sud. Abitato fin dall'antichità dai Marsi, dai Vestini e dai Peligni, il parco costituisce un imprescindibile raccordo tra i Monti Reatini e i Simbruini settentrionali in direzione del Lazio, caratterizzato dalla presenza di circa 35 vette che superano i 2000 metri di altezza, dove passano i diversi flussi faunistici dell'Appennino. Il Parco regionale del Sirente Velino, istituito nel 1989, tutela uno dei comprensori montani più importanti della regione. Il suo patrimonio faunistico comprende specie protette come l'orso bruno marsicano, il lupo, il gatto selvatico e il grifone. Sul paesaggio predominano i massicci del Velino e del Sirente. Quest'ultimo, con i suoi 2.348 metri di altezza, rappresenta il terzo massiccio montuoso dell'Appennino centrale. Il Sirente, antica musa di poeti come Titta Rosa e Massimo Leli, colpisce per la parete dolomitica rocciosa verticale e i canali innevati che rappresentano le più belle discese sci-alpinistiche dell'Appennino. Molti piccoli borghi d'altura caratterizzano la montagna, come Ovindoli, Campo Felice e Rocca di Cambio, rinomate stazioni invernali nel cuore della Marsica. Qui il territorio è dominato dallo splendido altipiano delle Rocche, una volta bacino di un grande lago che ora comprende le conche carsiche dei piani di Pezza e dei prati del Sirente. E nel periodo antecedente alla conquista romana, costituiva un territorio di confine tra i Vestini e gli Equi. Sotto le gole di Celano, un profondo canyon dovuto all'erosione fluviale, si intravede la città di Celano, capoluogo dell'omonima contea che ospita l'imponente fortezza del Castello dei Piccolomini. Nella valle subequana, località pedemontana del Sirente, la pastorizia era la principale risorsa. Fino alla prima metà del Novecento, in ogni famiglia c'erano centinaia di pecore e di bovini, che hanno caratterizzato l'economia domestica con i proventi ricavati dalla pratica di una pastorizia dedita allo spostamento delle greggi, che, in autunno, venivano condotte nelle campagne romane. Siamo nel mese di febbraio, a casa di Urbano Calcagni, e oggi si sta preparando la miscischia, tipico alimento contadino a base di carne di pecora. Adesso ci troviamo nella fase che abbiamo dissossato le due cosce e viene fatta la pulizia togliendo la sugna e viene messa da parte perché è usata nei periodi invernali come idrorepellente per i scarponi. E adesso seguitiamo la pulizia della sugna e proseguiamo la dissossatura verso le costole. A Forca Caruso d'inverno ci stavano parecchie famiglie perché in città non c'erano stalle sufficienti, quando gli abitanti si spostavano in altura per coltivare la terra e il bestiame. La carne viene disossata e cosparsa di sale, con l'aggiunta di varie spezie aromatiche di montagna. Generalmente la miscischia si otteneva con ovini o caprini azzoppati o non più efficienti, così si conservava durante l'inverno. La carne di pecora, ridotta a strisce sottili, si rendeva facilmente disponibile durante il lungo cammino dei pastori transumanti. La preparazione della miscischia è un rito di inizio alla transumanza comune a tutti i paesi della Valle Subequana, e le modalità di preparazione subiscono alcune varianti. A Castel di Ieri, ad esempio, essa viene cotta in padella anziché alla brace, con l'uso di molto peperoncino. La pecora è tutta dissossata,
ed è pronta per essere condita con sale, peperoncino, aglio e finocchio selvatico. Un po' di più sulle parti più grandi, le cosce, finocchio selvatico, peperoncino. Allora, finita questa operazione, viene avvolta e viene lasciata macerare per un paio di giorni. Dopo essere stata marinata, la carne di pecora viene esposta per 2 o 3 notti al gelo notturno, adagiata su stecche di legno, per essere successivamente affumicata al fuoco di un camino. L'essiccazione della carne si ottiene esponendola 3 volte al giorno per una settimana ai fumi prodotti dalla combustione di sambuco selvatico secco e inumidito. Questo tipico prodotto della società pastorale può essere mangiato in piccoli pezzi anche cotti allo spiedo sulla brace. La pianura carsica dei prati del Sirente è custode dell'unico cratere d'impatto meteoritico italiano, nel quale si è formato un laghetto ellittico, uno dei più belli nel panorama mondiale. Secondo le analisi a radiocarbonio, dovute all'International Research School of Planetary Science di Pescara, l'impatto del corpo celeste risale al IV secolo d.C., proveniente da ovest, cioè dalla direzione di Roma, ed è contemporaneo della battaglia di Saxa-Rubra. Nella seconda metà dell'Ottocento, sulla scia del Grand Tour romantico, anche l'Abruzzo sirentino viene investito da viaggiatori specializzati, come naturalisti, romanzieri, geografi, che passando per l'antica Claudia Valeria, attraversavano i borghi dell'attuale parco per arrivare a Roma. Come essi scrivono, quando la statale comincia a scendere, appaiono in un'immensa vallata i borghi. Castel di Ieri, Gagliano a Terno, Goriano Sicoli. Arrivando a Gagliano a Terno, l'attenzione si concentra tutta sul castello che ospitò Francesco d'Assisi e che attira magneticamente l'interesse per il suo predominio sull'intero paese, residenza della contessa Isabella Acquaviva d'Aquila nel 1328. L'Abruzzo attrae gli scrittori perché è selvaggio, ma anche romantico, e allora pieno di briganti. Dai taccuini dei viaggiatori romantici quali Escher e Edward Lear si parla del paese di Goriano Sicoli, un'antica manzio romana e sosta della Claudia Valeria. Un'imponente fontana pubblica di fine Ottocento caratterizza il borgo sirentino, luogo di ristoro per i pellegrini che si recano al santuario della Madonna della Libera, nella vicina Pratola Peligna. All'interno del parco, in località Magliano dei Marsi, alle pendici del Monte Velino, è stata condotta con successo la reintroduzione del grifone, quasi estinto nell'Appennino centrale all'inizio del XIX secolo. È il Corpo Forestale dello Stato, in collaborazione con l'ente parco, a curare il progetto di reintroduzione dei grifoni, iniziato nel 1994. Tra il 1994 e il 2002 furono immessi nelle voliere oltre 64 esemplari provenienti dai centri di recupero spagnoli, che, dopo essere stati trattenuti per almeno 20 mesi dal loro arrivo, per superare la forte tendenza all'erratismo dell'età giovanile, furono rilasciati in natura. Venne messo in conto di alimentare un carnaio per questo avvoltoio necrofago che in natura non trova più le carcasse degli altri animali. Gli animali catturati vengono sottoposti ad una serie di operazioni di monitoraggio e verifiche sanitarie, di grande utilità per riconoscere diversi individui parecchi mesi dopo il rilascio. Lunghezza delle timoniere. 109,5.
49,8. A questo punto agli animali vengono decolorate le remiganti e a volte anche le timoniere, allo scopo di identificare i singoli individui in volo. Tutti gli animali che vengono catturati e decolorati, il pattern di decolorazione viene poi trasmesso a tutti gli uffici del CFS periferici e centrali e periodicamente i diversi comandi di stazione poi inviano alla sede centrale a Roma le osservazioni di questi animali, che permettono appunto poi di fare stime di spostamenti e di ricostruirne la dinamica di occupazione del territorio, la sopravvivenza e altro. Rileviamo alcune penne tagliandole alla base dal dorso, ne serviranno per valutare la presenza e l'abbondanza di metalli pesanti in questo animale. Possono essere il vero e proprio campanello di allarme che ci serve per scoprire nell'ambiente, nel territorio, eventuali fenomeni di sversamenti illegali di metalli pesanti. Stiamo osservando una delle pareti di nidificazione del grifone. In questo momento, quest'anno, ci sono almeno cinque coppie che stanno allevando il pulcino in questa zona. Il monitoraggio della nidificazione del grifone è un'attività che il Corpo Forestale dello Stato compie ogni anno proprio per stabilire quant'è il numero di coppie riproduttive e poi successivamente il numero di pulli nati e che poi si involano di questa specie. Il monitoraggio della nidificazione è un dato molto importante da rilevare, perché ci permette di capire la vitalità della popolazione di grifone. La Valle Maielama osserva le pendici del Monte Velino ed è uno dei luoghi preferiti dai grifoni per i loro spostamenti. Tra loro vi sono animali che provengono da altre nazioni. Sono soprattutto i giovani grifoni che si allontanano dalla zona d'origine e vanno a colonizzare altre aree. All'interno del parco è in fase di realizzazione la reintroduzione del camoscio appenninico, tra le poche aree ritenute idonee ad accogliere questo raro ungulato. Asso e Orema sono gli unici camosci ospiti del centro di Rovere che hanno segnato l'avvio di un progetto Action Plan di reintroduzione in natura. Durante tutto l'anno, i centri di educazione ambientale del parco organizzano diverse attività dedicate ai bambini e agli studenti, guidate da educatori esperti che, applicando sempre il principio dell'imparare giocando, coinvolgono i ragazzi nell'osservazione diretta dell'ambiente. L'area protetta del Parco regionale del Sirente Velino, cuore geografico delle montagne d'Abruzzo, è il biglietto da visita della Regione Verde d'Europa. Nel parco sopravvive un ambiente ricco di diversità e la presenza di una buona popolazione di ungulati e grandi carnivori. Significative sono state le grandi reintroduzioni che hanno fatto tornare sulle montagne anche il cervo, preda naturale del lupo. Tra la fine di agosto e i primi di ottobre, nei prati del Sirente si diffonde una voce potente. È il bramito, il canto del cervo in amore. Anticamente il parco era una strategica area di passaggio tra l'Adriatico e il Tirreno e i numerosi ritrovamenti archeologici confermano la presenza delle città italiche. Famosa è la necropoli di Le Castagne, vicino a Castelvecchio Subequo, con le caratteristiche sepolture all'interno di circoli in pietra. Mentre nei pressi di Castel di Ieri è emerso un importante tempio italico dedicato a Giove e a Minerva. Si accede al tempio attraverso una gradinata che conduce nel pronao, che era segnato da alcune colonne di cui vediamo le basi. Attraverso questo passaggio si entrava nelle tre celle, e di cui la centrale conserva il mosaico sul quale è un'iscrizione che ci ricorda i lavori fatti dai magistrati del luogo per la realizzazione di questo pavimento. Nella cella centrale è anche conservato il basamento della statua, di cui sono stati trovati vari frammenti. Dalla ricostruzione fatta, la statua è attribuibile alla figura di Giove.